di ascoltarvi, quindi vi diamo davvero presto la parola per ascoltarvi. Il MODE per la documentazione, Museo Officina dell'Educazione, che non presento subito ma presento magari in chiusura di queste mie poche parole con un piccolo video che abbiamo realizzato per vedere che cosa si propone il MODE e l'Università. Noi in particolare con il mio ambito di culturali ci proponiamo di documentare la qualità educativa. Delle parole molto importanti, perché uno dice: ma che cos'è la qualità educativa di un'esperienza, delle vostre esperienze, dei vostri progetti? E quindi in realtà mi sembra di aver individuato un brevissimo racconto che vi vorrei fare con delle immagini. È un racconto in cui io ho preso solo alcuni stralci, l'uomo che piantava gli alberi, diciamo in linea anche con l'attenzione al patrimonio naturale, al patrimonio agricolo che abbiamo già sentito introdurre, per individuare quindi che cosa intendiamo per il valore della documentazione, che senso ha, e quando è che un'esperienza noi la diciamo valida, di qualità, perché molti dei miei colleghi hanno detto: ci sono delle esperienze che sono state premiate, che sono state scelte nelle edizioni passate, quelle future, però molte altre non sono state scelte, alcune meritavano, altre no, e quindi che cos'è che facciamo quando andiamo a cercare delle esperienze di qualità? Questo piccolo racconto ci permette forse di sintetizzarle. Allora riprendo questo piccolo testo che mi è stato regalato, che poi ha ispirato anche Tullio Pericoli a fare una piccola storia dell'arte sull'albero, prendendo come soggetto l'albero e vedendo che valore ha nella storia dell'arte. Io oggi lo uso come metafora per parlare l'albero e il bene culturale di cui il progetto si propone. Mi faccio velocissimamente per dire: una quarantina circa di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime assolutamente sconosciute ai turisti e mi trovavo in una regione delle Alpi che penetra la Provenza. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose, mi pareva di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera in piedi. La presi per un tronco di un albero solitario. A ogni modo mi avvicinai, era un pastore con una trentina di pecore. Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da lui, nella sua casa. Il pastore, che non fumava, prese un sacco, rovesciò sul tavolo della sua casa un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io scorro questa storia. Quando infine ebbe davanti a sé 100 piante perfette, si fermò e andammo a dormire. Il giorno dopo, e questa è una parte per me molto interessante nel senso della documentazione, il giorno dopo, arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopo che lo turava di nuovo il buco. Piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva di gente che non se ne curava, ma non gli interessava conoscere i proprietari di quella terra. Piantò così le 100 piante con estrema cura. Siamo arrivati quasi alla fine. L'anno seguente ci fu la guerra del 14, che mi impegnò per 5 anni. Le querce intanto nel 1910 avevano adesso 10 danni ed erano più alte di me e lui. Lo spettacolo fu impressionante, ero letteralmente ammutolito e poiché lui non parlava passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio nella foresta. Misurava quella zona 11 km nella sua lunghezza massima. E se si teneva in mente che era tutto scaturito dalle mani di quell'uomo e dall'anima di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero altrettanto essere efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione. È facile immaginare, tuttavia, che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria di tanta passione sia stato
necessario lottare contro lo sconforto. Buffier, infatti, aveva piantato un anno più di 10.000 aceri, morirono tutti. L'anno dopo abbandonò gli aceri, riprese i faggi e riuscirono ancora meglio delle querce. Arrivo alla fine della storia. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Can, sono colto dalla meraviglia. Ma se metto in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e nell'accadimento nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Io penso che questo racconto, scusate, ho fatto questa piccola narrazione, vada ben a cogliere innanzitutto come il bene culturale rapportato a un albero, che ha in sé una forza di mistero, di storia passata, storia anche futura, possa in qualche modo essere una grande sollecitazione. Di chi è quel bene culturale? Elza, che è questo contadino vissuto più di un secolo fa, non gli importava di chi fosse quel bene culturale, non gli importava di quale territorio fosse, gli importava poter valorizzare quegli alberi, quel bene culturale, affinché crescesse una foresta che noi potremmo dire non solo una foresta naturale, ma una foresta culturale. Oggi abbiamo parlato più volte con dei programmi ambiziosi di paesaggio culturale. Io penso che la documentazione debba sempre trovare, prima di tutto per essere valida, dei significati forti, e penso che con Ioanni Beni Culturali cerchiamo ogni anno questi nuovi significati. Debba sempre essere un luogo in cui, uno spazio in cui si cercano sempre delle nuove energie, oltre che delle nuove strumentazioni, sapendo che delle opere mirabili potrebbero venire anche con degli accorgimenti molto semplici. Quest'anno ci siamo corredati di tantissime strumentazioni e tecnologie anche di ultimo grido, queste sicuramente devono sempre essere orientate al senso che ha quella documentazione. Anche noi sul MODE, che è un ambiente virtuale, quindi che accogliamo pienamente la tecnologia, cerchiamo sempre questi significati e le documentazioni che qualcuno di voi già nel passato ha realizzato proprio da sé, a un certo punto in questa storia una delegazione importante di uomini considerati importanti vanno a vedere questa foresta e pensano che questa foresta sia nata in modo naturale, quasi un po' da stolti, da presuntuosi, come una foresta in una zona così arida potrebbe nascere dal nulla. Quindi in realtà, ecco, questi fraintendimenti a volte ci può essere che qualcuno venga e dica ma guarda che patrimonio, invece come abbiamo visto c'è sempre una grande cura, c'è sempre una grande organizzazione. E poi qualcuno a un certo punto è stato intentato di questa delegazione di dare dei suggerimenti a questo povero contadino che spesso stava in silenzio nella sua natura. Ma poi si sono accorti in pochissimo tempo che dare i suggerimenti a un uomo che aveva così curato queste ghiande, dallo scegliere pazientemente queste piante, dallo scegliere questi patrimoni che noi analizziamo con queste esperienze che realizziamo, in realtà era da stolto, perché lui benissimo aveva capito dopo tanti anni cos'era bene documentare e far uscire. Allora quello che oggi vuole fare il MODE, chiedendovi questo nella documentazione, proprio per fare uscire la validità dell'esperienza, è anche quello di documentare. Allora sul MODE, soprattutto a chi l'ha già fatto, lo ringraziamo e qui ci possiamo già collegare a un'esperienza che qualcuno di voi ha documentato in itinere, perché proprio voi, come quel contadino, sapete bene quali sono state le tappe più importanti dell'esperienza che avete realizzato. Noi insieme a Valentina, allo staff di Valentina, siamo sempre a disposizione con degli strumenti che facciano emergere la qualità di valorizzare quello che voi avete fatto, ma se voi, grazie a queste nuove strumentazioni, a questi nuovi spazi, documentate voi in itinere le fasi che state realizzando delle vostre esperienze, sicuramente questo è più rispettoso, è più vicino all'esperienza stessa e questo è anche garante di qualità. Vedete, queste immagini sono state documentate da voi mentre le avete realizzate e sono tutti questi patrimoni, questi beni che poi noi immaginiamo creare dopo tanti anni, perché questa è la quarta edizione, questa foresta culturale, esperienziale molto importante.
di questo in particolare, di questa parte della documentazione a cui lascio la parola, come conclusione, lascio a Simona Caraceni, che è una assegnista di studi e di ricerca, esperta in museologia virtuale, che proprio si occupa di documentare e di sostenervi in questa attività di documentazione.